Trento, Trieste, Trento, passando anche per Bassano rigorosamente in bicicletta. 721 km dal 6 al 12 luglio per la ciclopedalata sulle strade della Grande Guerra, che ha fatto tappa proprio sul Ponte Vecchio. Una manifestazione storico-rievocativa lungo gli altopiani, i passi alpini, quei luoghi che nel triennio del primo conflitto mondiale, 100 anni fa, videro morire milioni di giovani. E sulla nostra città, ai piedi del Grappa, sul suo monumento simbolo, non si poteva non fare una delle tappe dell'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Pedalando nella Storia. Abbiamo deciso di fondare questa associazione con lo scopo di organizzare ogni anno una ciclopedalata con finalità storico-rievocative, vale a dire una pedalata che passasse per luoghi dove si siano combattute grandi battaglie, come è il caso di quest'anno, o dove si siano svolti importanti fatti della storia o dello sport. E questa è la sesta ciclopedalata con finalità storico-rievocative che organizziamo. Partenza ad Asiago, prima sosta a Bassano e poi via alla volta di Re di Puglia con tappa nervesa per questo gruppo di 30 persone, 25 ciclisti, 5 accompagnatori e una presenza d'eccezione, un ipovedente. Abbiamo il patrocinio dell'Unione Italiana Ciechi e direi che insomma, la presenza in gruppo di atleti non vedenti è un grosso insegnamento di vita per tutti noi, perché fa capire come delle disabilità anche molto gravi possono essere superate attraverso lo sport, in particolare attraverso lo sport della bicicletta.